Yeah. Eh sì. Cosa? Certo. Divisione? Perché raddoppia. Raddoppia. Ecco, due a, il numero 2 è nel positivo significa raddoppiare, nel negativo divisione. Ecco perché. Eva. Eva. Venere. Che dicevo? Ho dimenticato. Positivo, raddoppia, negativo di vita. Ma insomma, mi ritorno se è importante o non sarà stato importante. Stavo allora, dicendo la storia di Abramo e yeah. Sara. Continuiamo con quello. Abramo è qui, c'era Abramo. Sara si è trovata qui. Loro hanno avuto due figli, Isacco e Ismael. Ismael da Agar, però ci arriviamo a quello. Abramo ebbe due figli, no? Ismael ebbe 12 tribù, Isacco ebbe un figlio, Giacobbe, che cambiò il suo nome in Israele, e lui ebbe anche lui 12 tribù. Isacco, ed Ismael sono le due pianeti, i due pianeti femminili, questi sono mascolini, questi qua sono femminili. La luna esalta in Tauro e Venere è domiciliata in Tauro. Questi segni sono proprio interessanti, è proprio interessante che il Sole esalta qui, c'è solo un segno nell'intera eclittica, o nei 12 segni, c'è solo un segno di esaltazione. E questa è l'esaltazione del Sole e qui esalta la Luna. Questa è Isis. Venere è anche Eva, Ceres, Isis. Quindi i due figli, uno Israele era positivo, l'altro Ismaele era negativo. Israele aveva due figli che erano gemelli. Guarda caso che gemelli. Giacobbe e Esau. Ho dimenticato, è tanto tempo che non vado alle adunanze dei testimoni di Geova. Dovrei ritornare. Ho dimenticato Esau. Uno bravo, uno cattivo. Pollice, bravo. Castore, della casta inferiore. Casta, castore. E Esau. Da questi gemelli vengono i dodici segni, o i 12 figli di Israele, perché dopo di questi due gemelli viene la casa in astrologia, il segno della casa, questa è la casa di Israele. Quindi la storia di Abramo e Giacobbe e Israele è qui, la storia di Adamo ed Eva è qui, e poi anche Adamo ed Eva ebbero due figli, no? Uno bravo, Abele, è uno cattivo, e i gemelli sempre arrivano qui. Ah, poi questa è bella, prima abbiamo saputo che qui c'era Mosè, qui c'era Aaronne, il fratello, no? Sì. loro erano della tribù di Levi. Levi era gemello, Simeone e Levi. Vedi, se lo fai di rovescio tutte le storie sono lì sulle critiche. Se lo fai in senso diretto, tutte le storie sono lì. Allora, facciamone un'altra. Filastrocche, qualsiasi. Pinocchio. Pinocchio. Un fantoccio.
che vuole diventare un bambino vero. È sempre la stessa storia dell'eroe che vuole diventare più alto, l'eroe. Quindi Pinocchio che fa? Pinocchio viene creato e lui deve diventare una persona vera. Perché viene creato lì? Ecco, perché l'ha messo lì questa volta? Perché questi punti, il tropico di Cancro e il tropico di Capricorno, sono i due portali. Secondo, per esempio, Macrobio, nel commentario sul sogno di Scipio, dice che questo è il portale degli uomini, questo è il portale degli dèi. Si entra qui nel tropico di Cancro, in incarnazione, si ascende dagli anelli di Saturno al tropico di Capricorno. Luna, pianeta più vicino a noi, quello più distante. Qui si entra, qui si va via dopo che abbiamo fatto il dopo che abbiamo bussato alle porte di perla di Giove. Si fa così. Qui Pinocchio diventa, qui viene sviato, tutto va male, viene truffato da amici, c'era poi domani c'ho questa presentazione, facciamo Pinocchio, ce l'ho in diapositiva. Però è una storia alchimica di trasmutare il piombo in oro, perché lui, dopo di essere inghiottito da una balena, e poi c'era il Jiminy Cricket, come si chiamava? Il grillo parlante, la coscienza. Però lui ha visto gli amici che si sono stati cambiati in animali, in asini, come gli uomini di Ulisse. E lui scappò. Alla fine la ultima cosa che dovette subire è quello di essere inghiottito dalla balena. Poi si è pentito di tutte le sciocchezze, le stupidaggini, ed ha ricevuto infine questo status di essere vero. E noi cominciamo da bestie umane e arriviamo a sei esseri umani. Nella scienza ermetica si dice così: dalla bestia all'essere umano. Cappuccetto rosso. Il sole, questo è pesci, mare, acqua. Il sole quando sorge la mattina ogni giorno il sole rinasce dalla Vergine. La Vergine, ok, mettiamo est lì e ovest lì. Quando sorge il sole, sempre sorge in Ariete, poi entra in Tauro dalle 8 alle 10 di mattina, poi dalle 10 alle 12 Gemelli, Cancro dal mezzogiorno alle 2, Leone, il periodo più caldo del giorno, dalle 2 alle 4, dalle 4 all'orizzonte sempre la Vergine. Quindi questo è il suo dominio, questo è il suo spazio in cielo. Sempre quando il sole tramonta, tramonta nella Vergine ed è giustiziata nel segno di Bilancia, che non è altro che il sole che tramonta, oppure il sole che passa il ponte o l'albero del bene e del male,
l'equinozio, il sole, che assomiglia ai moschee degli arabi, perché loro adorano Allah, il Duomo, che cos'è se non il sole? È tutto il sole, tutto. Poi, quando sorge, i cristiani sempre guardano all'est, gli arabi, i musulmani, sempre all'ovest, pregano sempre dove tramonta il sole, Allah, dove c'è Set, Sunset, Saturno, e qui invece c'è il sole. Quindi, nelle filastrocche, nelle favole, Cappuccetto Rosso, la madre dice: vai diretto, non parlare con nessuno. Però Cappuccetto Rosso, perché il sole è rosso quando tramonta, viene inghiottito da un lupo, perché lupus è un decano di bilancia. Però vanno in cerca di questa Cappuccetta Rossa, e quando il cacciatore Orione, il famoso, questo è l'eroe, ci sono sette qui, però questo Orione, il talamo, l'agnello di Dio, il cacciatore, chi è che ha cacciato Cappuccetto Rosso dal lupo? Il cacciatore Orion, sempre qui, le sette stelle di Orion, che lui porta, libera Cappuccetto Rosso. E qui invece il nemico della luce, il lupo della notte, del buio, della colpevolezza, di tutto quello, è lì. Questo ha risposto a una domanda oppure no? Qual era? Pinocchio, siamo andati da Pinocchio a questa. Ok, volevo dire questo, ok. La Vergine, ritorniamo alla Bibbia. Sansone, eroe. Che ha fatto Sansone? Era un profeta di Dio, no? Un profeta è il sole. Perché conoscendo gli angoli, uno può profetizzare, può vedere attraverso l'eclittica. In astrologia può vedere dove stanno i pianeti, in quali case, e può profetizzare. Quindi il profeta, il giudice, cioè Sansone era giudice. Sansone, Shim Shem vuol dire piccolo sole. Quindi lui è tradito da Dalila, la Vergine, perché il sole è sempre tradito da questa Vergine, è sempre lì, quella è la morte. In Egitto dicevano Westing, o Est, vuol dire morte, e quindi tutti i templi mortuali stanno al lato della riva dell'ovest del Nilo, e tutti quelli per la vita stanno nell'est del Nilo, perché Westing vuol dire morire, quindi il sole è sempre tradotto. Shimshem, Sansone, lui batte un leone, lui mangia miele dal cadavere del leone, perché il miele è qui il cancro, dopo aver tolto due colonne del cancello della città di Gaza, prende quelle due, queste sono i due, il solstizio, tira fuori questi due posti di queste due colonne, mangia miele dal leone che ha ucciso Sansone con le sue mani, viene tradito da Dalila. Dalila vuol dire la porta alla notte, al buio. Laila, buio, la porta al buio. Lui viene tradito dai Filistei, lo accecano. Ora Sansone non vede più, perché il sole perde, è bello qui, in Leo, urgente, però quando è qui è cieco. E gli tagliano le trecce
che sono quanti in numero? Sempre 7? Perché come dicevano i neoplatonici, diceva che il sole è il dio di 7 raggi. Ecco perché Biancaneve con 7 nani. Biancaneve è il sole, non c'è più bianco del sole. Quindi lui dice a Dio: oh Dio, dammi, io sono cieco, dice, dammi una mano su una colonna, la mano sinistra su un'altra colonna, e voglio rompere questo tempio, che cada addosso a me e che muoia anch'io. E 3.000 filistei morirono in quel giorno. Questi sono numeri, 3.000. Fa parte di astronomia, insomma. I due colonne sono qui il solstizio, l'altro solstizio. Comincia qui e finisce qui. E questa è la storia di Sansone. Ricorrente. Sì, e tutte le feste. Yeah. Poi se ho tempo di fare un po' di astrologia, io ho fatto tante presentazioni, programmi di radio, dove ho spiegato che le torri gemelle furono costruiti negli anni 73 e 75, quando Saturno stava nel segno di Gemelli, e fu distrutto 30 anni dopo, precisamente un ritorno di Saturno, quando Saturno stava in Gemelli. E poi, quando si prende l'orario di 8:46 e 9:01, momento che sono state colpite. Uno o due, o tre. Comunque c'è qualche 16 minuti dai due colpi. Sì. Nel frattempo Saturno è passato dalla casa 9 alla casa 8, dalla casa di viaggio alla casa della morte. E poi c'è un'infinità di altre cose, che se arrivo a fare quello, poi vedrete che... Scusa, Sandra, posso fare una cosa? Un evento come le torri di Gemelli sono state studiate a tavolino così nei dettagli, e tutti questi eventi vengono studiati così nei dettagli con queste... Poi quei bambini nell'aula dove c'era George Bush, che teneva il libro di una storia di un capretto all'incontrario, le 5 parole che dovevano spellare i bambini erano che? Cioè, controllate queste parole: apparecchio deve battere kite must hit building. Mettete in YouTube, andate in YouTube e mettete queste parole: must, deve, hit, colpire, kite, aquilone o apparecchio. E mettete George Bush 9/11, mettete questo e vedrete le 5 parole che lui sorrideva, che le 5 parole ripetevano: l'apparecchio deve picchiare l'edificio. Vedi anche nel film di Michael Moore. E poi c'è un'infinità di cose. Non si finisce. È una cosa intenzionale, è stato deciso intenzionalmente da Bush. Sì. Senza l'evidenza di queste 5 parole. Come? Perché hanno messo in evidenza queste 5 parole? Li senti, puoi sentire i bambini che dicono hit, plane, plane, hit, must. Non ricordo le altre due, però sono un po' precise. Perché? Ma perché? Magia negra, proprio schifosa. Questa è magia. Utilizzano astrologia come, diciamo, un criminale utilizzerebbe un coltello per ammazzare qualcuno. Cosa?
tante attenzioni. Oh sì, sì, ormai. Loro sanno che per riuscire, come disse J.P. Morgan, solo i milionari non utilizzano astrologia, solo i miliardari lo utilizzano, perché se loro vogliono fare un progetto consultano sempre prima le stelle, non fanno niente, anche perché vada con successo i loro propositi, sì, sì, sì. Scelgono i giorni giusti. Poi si vedrà, verranno i brividi. Andreotti aveva un astrologa lì, però anche Andreotti dicono che avesse un astrologa, insomma, un astrologa molto potente, molto di fiducia, perché lui qualsiasi decisione doveva prendere importante in campo politico, prima si consultava per sempre. Il giorno preciso, perché il saggio regna. I pianeti che passano in quel punto, perché il saggio domina le sue stelle, lo sciocco è dominato dalle stelle, e si vede le persone che ancora non sono arrivate alla consapevolezza, quella giusta, si vede che ripetono sempre le stesse cose, gli stessi problemi nella vita, sempre, perché sono riprendere, giusto? Anzi, se una lezione o qualcosa non è stato imparato, bisogna aspettare nuovamente il passaggio dell'opportunità. Sì, 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 sì. C'è solo pochissime opportunità di fare atti grossissimi e avere molto successo. Quel giorno era destinato. Poi, se abbiamo tempo, lo facciamo quello. Ho bisogno di internet solo. C'è wifi? Se c'è wifi posso farlo. Guardiamo in computer. Ok, un'altra storia oppure domanda? Il diluvio di Noè? Eh sì, è proprio quello. Come abbiamo detto, 150 giorni che piove sulla terra, oppure che Noè è stato nell'arca. 150 giorni, comincia qui col segno di acqua. Scorpione, finisce con pesce, di pesci, ed è anche un segno di acqua. Qui c'è acquario, più acqua. Qui c'è il capretto, metà pesce. Quindi qui questi 5 segni, oppure 30 giorni, 30 gradi per 5 fanno 150. Quindi la Bibbia spiega che l'arca di Noè, il diluvio, venne nel tale giorno del primo mese, e poi è finito, e danno il giorno del 17 Nisan, come la data dove quando l'arca di Noè è come si dice, land, atterrata sul monte di Ararat. E quella è la storia di Noè. Noè è il sole. È il sole. No, è vero, sì, però è vero nel senso letterario, perché dentro c'è biochimia, alchimia, astrologia, però è fatto con pennello, è stato lavorato, è un'opera. Puccini non va lì con un'opera mezza inventata. Si vuole tutte le cose così chiare come sono. No, era per sapienza, perché si sapeva che si arrivava al periodo di ferro qui, e si perde la consapevolezza prima dell'era di mini golden age, un'era di oro mini, che succede in acquario. Qui si sapeva, questi documenti furono scritti migliaia di anni fa, e sempre ripetono le stesse tragedie, le stesse teme, proprio sempre seguono l'eclittico,
però i saggi sapevano che noi avremmo perduto la consapevolezza nel periodo di ferro, perché si perde, gli scienziati sono d'accordo che utilizziamo solo un percentuale del cervello, oppure consapevolezza, perché si perde. Abbiamo passato un periodo molto molto brutto per consapevolezza. Scusa, tu conosci Mauro Biglino, quello che cosa ne pensi di quello che lui dice, cioè che la Bibbia è un insieme di cronache di questo Javet, no? Praticamente io non è che l'ho approfondito tanto, l'ho soltanto un'occhiata, però affascinante anche la sua teoria. Sì, sì. Lui lo traduce in maniera un po' letterale, la verità. Sì, sì, sì. E fa bene. Io c'è anche c'è tanti bravi che fanno così e derivano anche un'interpretazione, perché c'è. C'è anche il letterale, sì. Ecco, quindi c'è però anche lo fanno retrospettivamente, non si parte dal letterale. Allora, sia astrologia, astroteologia, astronomia, teologia, biochimica, sì. Geometria sacra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sempre si ha 7. Io scelgo i preferiti miei. Io metterei qui. Che altro scelgo? Alchemia. Allora, però, il letterale. Ricordi, l'Apostolo Paolo dice: la lettera della parola uccide, lo spirito della parola rivivifica. Vivifica. Quindi letterale è lì, però è per iniziati, bambini, fino agli anni 12. Nel sistema giudaico, dopo gli anni 12, loro risvegliavano i loro figli agli anni 12 e loro nascondono nella parola paradiso i quattro livelli che abbiamo visto nella diapositiva. Pradesh, Remes, Drash, che è Midrash, è la scrittura più profonda. Questa è la base, la basica, che insegnano fino a 12 anni. Questo è letterale. Esiste, sì. Come in alto, così in basso. Quindi Gesù, sì, veramente è una creazione letterale, perché è un Vangelo poi, non si dice questa è la storia, questa è storia, no, dice che è un Vangelo, ed è un Vangelo, è una canzone. Però, sì, se vogliamo che esistesse un profeta Gesù, va bene anche, perché nelle scuole dell'antichità, quando avranno imparato tutte le cose e sono stati iniziati bene bene bene, alla fine uno viene crocifisso, e se subisce questo odio, come si chiama? Prova, questa prova di essere proprio crocifisso, li facevano, i massoni ancora lo fanno, però in Egitto facevano così. Quelli proprio i bravi che volevano proprio arrivare alla profondità della scienza sacra, alla fine della loro iniziazione venivano crocifissi l'intera notte. Poi dopo di quello ricevevano un nome, e il nome era Gesù. I romani hanno distrutto quel sistema. Poi l'hanno glorificato mettendo retrospettivamente l'eroe che piaceva a loro, Gesù, Jupiter, Zeus, Giove. Loro hanno scelto quello perché arrivava il periodo di pesci, e Giove è il regnante di pesci. 2000 anni fa qui in Italia già sapevano che veniva il periodo di pesci, il regnante era Gesù, Jupiter, Zeus. Gesù in croce, probabilmente, era come simbolo anche del, insomma, di dolore, certo, di gloria. Sì. Allora, e poi Sod, Sud o Sod,
E questo è il pratico, questo è il basico, questo poi si includono delle allegorie, qui è profondo e non si insegna a questo livello.